Maurizio, la FIOM è meno sola? Eh? La FIOM è meno sola oggi? Beh, tutta la CGIL mi pare che oggi abbia un consenso molto forte, quindi questa piazza parla tutto il paese e dice una cosa molto chiara, che chiunque vuole cambiare questo paese, se lo vuole fare davvero, per migliorarlo ha bisogno di chi lavora e di chi cerca lavoro. E se questa piazza non è ascoltata, sciopero? Beh, questo è già in conto, no? Questo abbiamo detto sempre, che questo era l'inizio di una mobilitazione, ed è chiaro che si andrà avanti fino allo sciopero generale, se necessario anche oltre lo sciopero generale. L'occupazione delle fabbriche? Ma guardi, questa forse non se ne sono accorti intanto, ma purtroppo è già cominciata. Alla Thyssen sono già allo sciopero ad oltranza, alla TRV sono al presidio, alla Titan, alla Nokia, potrei fare esempi. Quindi la nostra non era uno che ha preso un colpo di sole al mattino, era che noi per difendere il lavoro e per difendere le fabbriche siamo pronti ad arrivare insieme ai lavoratori anche alle forme estreme che non vorremmo utilizzare, ma quando c'è bisogno si fanno, perché ogni posto di lavoro che viene perso, ogni fabbrica che è chiusa per sempre, e il governo dovrebbe essere assieme a noi a impedire che questo avvenga. E se Renzi vuole davvero cambiare questo paese e aprire una battaglia con l'Europa, la deve fare assieme a chi lavora, chi cerca lavoro, e non contro chi lavora e contro chi è disoccupato.